Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, dopo aver visto il titolo e la copertina, beh, avete capito che sostanzialmente quelli di Pariora mi hanno intervistato. Sì, mi hanno intervistato su Sanremo sostanzialmente. E niente, vabbè, dopo vi metterò le parti dove sto soltanto io. Vabbè, io effettivamente ho parlato molto di più. Loro giustamente, vabbè, prendono la parte migliore, non è che possono prendere effettivamente tutto quanto. Però, vabbè, accanto a me c'era un mio amico, io l'ho dovuto, diciamo, censurare. Ho deciso di mettere la scritta iscriviti, perché, vabbè, così vi dico di iscrivervi e anche una censura, diciamo, bella. Senza che devo andare a tagliare i video, poi escono le bande nere, cioè ci ho provato e fidatevi che è brutto, ci ho già provato e viene brutto, così anche più bello. E niente, praticamente come andate precisamente? Domenica scorsa, vabbè, stavo andando al bar con i miei amici, troviamo per questi qua di Bariora, ci chiedono: non è che volete essere intervistati su Sanremo? Io dico: ok, va bene, tanto io non è che mi vergogno, cioè io sto sempre a parlare, io parlo più con la fotocamera che con i miei genitori praticamente. Non scherzo, però cioè io non è che mi vergogno, cioè io parlo sempre con la fotocamera, videocamera, cioè mi hanno intervistato. E niente, poi vabbè, io ovviamente prima che mi iniziassero a fare delle domande, il tipo stava già registrando, io dico del mio canale, ovviamente l'hanno tolta quella parte perché vabbè è pubblicità. E niente, io spero che questo video vi piaccia, un video un po' più corto, però vabbè, ci tenevo a farlo. Pensandoci, vabbè, il video sulla recensione vale la pena che lo faccio. Tanto qua io comunque dico qualche cosa su Sanremo, non è che, cioè, sì, vabbè, dico proprio poco, però, cioè, effettivamente non ha senso fare la recensione di Sanremo. Poi il video sul fatto che mi hanno intervistato su Sanremo, cioè. Niente, spero che questo video vi piaccia, se è così mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi e niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. Però secondo me i pinguini super tattici dovevano arrivare almeno secondi. No, alla violenza sulle donne.